La chiesa della Cappuccina gremita oggi pomeriggio per l'ultimo saluto a padre Vincenzo Coscia, il frate arrivato da Acquiterme giovanissimo e che assieme al confratello Michelangelo ha dato vita al centro opere Cappuccina, una vita, quella di fratello Vincenzo, passata al servizio della comunità locale, la stessa che oggi ha omaggiato quel corpo racchiuso nella bara in legno adagiata ai piedi dell'altare. La fotografia stretta nel cordone del saio accanto a una piccola pianta di fiori rossi. In prima fila, da un lato i parenti, dall'altro i sindaci di Domodossola e Bacino, con la fascia tricolore, il primo a portare il cordoglio di un intero quartiere, il secondo a ricordo dell'impegno che il frate ha riservato alla crescita della colonia montana di Osso di Crove, il trenino dei bimbi, poi i sacerdoti, tutti quelli del vicariato dell'Ossola, ma anche diversi francescani giunti dal resto del Piemonte, qualcuno anche dalla vicina Svizzera. C'erano gli ex ragazzi della casa del fanciullo, il personale che qui vi ha lavorato e ancora chi si è avvicendato sui banchi dell'asilo, insegnanti e bimbi, e chi ha vissuto da sempre la vita parrocchiale della Cappuccina, tutti stretti attorno alla comunità dei frati francescani in questo momento di dolore. La presenza di così tante persone, ha detto il vicario provinciale dei frati francescani Don Pietro Zampesi, è la testimonianza del bene che ha fatto padre Vincenzo, una persona timida e umile al servizio degli uomini. Le letture delle beatitudini di Matteo ad accompagnare il saluto terreno del frate, dai modi pacati e gentili che assieme a padre Michelangelo ha inventato un quartiere nato nel dopoguerra e privo di ogni servizio. Un lungo applauso ha salutato la fuoriuscita della bara dalla chiesa. La salma sarà tumulata nel cimitero di Domodossola, nella tomba dedicata proprio ai frati francescani.